So che questo tipo di video in cui vi porto le top skin e picconi su Fortnite vi piace, quindi vi chiedo di mettere un mi piace a questo video per supportarlo, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi altri video come questo e non solo, mi raccomando ragazzi. E se volete supportare questo canale, allora non dimenticatevi mai di inserire il mio codice creatore LastG nello shop di Fortnite la prossima volta che farete acquisti su Fortnite. E ringrazio tutti quelli che lo fanno continuamente, siete i migliori e noi partiamo con questo video. Io, come al solito, do un caldo benvenuto a tutti i nuovi arrivati, invece a tutti i miei vecchi amici, bentornati. Allora ragazzi, la prima skin di questa lista si chiama Fate. La sua prima data di uscita era a giugno del 2018, invece l'ultima volta è uscita sempre a giugno nel 2023, all'incirca 29 giorni fa. Questa skin ragazzi sicuramente non sarebbe una delle mie skin preferite, però l'ho vista utilizzare tantissime volte in tornei, quindi sicuramente è una skin che merita trovarsi in questa top e come al solito ragazzi costa 2000 V-Bucks, perché in questa lista tutte le skin saranno da 2000 V-Bucks. Essendo tutte leggendarie, scrivilo nei commenti e metti mi piace sotto questo video se tu hai questa skin nel tuo armadietto. E noi ragazzi passiamo subito alla prossima skin, che si chiama Raven. Questa skin ragazzi è uscita la prima volta esattamente il 6 aprile del 2018. Pensate un po' ragazzi, sono già passati 5 anni dall'uscita di questa skin. Questa skin ragazzi è una skin leggendaria, l'hanno utilizzata tantissimi giocatori, tra cui streamer, pro player e tanti altri giocatori su Fortnite. L'ho vista utilizzare tantissime volte in tutto il tempo che gioco su Fortnite e tutti i suoi vari stili sono anch'essa molto belli. È una skin sicuramente tryhard perché è abbastanza comoda per fightare, è molto comoda dal punto di vista che non ti copre la metà dello schermo, quindi è una skin molto figa che merita di stare in questa classifica al 9° posto. E noi ragazzi passiamo subito alla prossima skin, che si chiama Trizera Ops. Questa skin ragazzi è uscita durante il primo capitolo Season 3. Vi ricordate? È uscita all'incirca il 20 aprile del 2018. Anche questa ragazzi è una delle primissime skin che erano uscite su Fortnite. Pensate che dal momento dell'uscita di questa skin sono anch'essa passati 5 anni. Ragazzi, pensate a quanto siete vecchi. L'ultima volta invece è uscita il 19 giugno del 2023, all'incirca 33 giorni fa. Questa skin ragazzi esce abbastanza spesso, quindi non potrei dire che è una skin molto rara, ma sicuramente una skin molto tryhard, ma allo stesso tempo è anche simpatica. È una di quelle skin con la quale non vorresti sembrare proprio un tryhardone di quelli potenti, ma vorresti far vedere che anche tu sei capace di goderti questo gioco e quindi utilizzi una skin molto simpatica e allo stesso tempo molto figa e tryhard veramente. Secondo me ragazzi questa skin vale i suoi 2000 V-Bucks e noi ragazzi passiamo subito alla prossima skin, che si chiama Malice. Questa skin ragazzi l'ho vista utilizzare tantissime volte in competitive, ma sicuramente potrei dire che non è una delle skin più diffuse su Fortnite tra quelle leggendarie. Questa skin è uscita già un po' più avanti, è uscita a marzo del 2019, esattamente il 22 marzo, invece l'ultima volta è uscita a luglio, proprio questo mese, il 3 luglio del 2023, quindi circa 19 giorni fa. Questa skin non esce molto spesso nel negozio oggetti, quindi la prossima volta che la vedrete vi consiglio di prenderla subito se vi piace. Vi assicuro che non ve ne pentirete, perché è una skin veramente molto comoda, è una skin molto tryhard. Guardate quanto è comoda, quanto è piccola e non occupa tantissimo spazio sullo schermo, quindi potete tranquillamente fightare e avere tutta la comodità del mondo per uccidere il vostro opponente. È veramente molto figa, i suoi movimenti sono molto belli, quindi ragazzi ve la consiglio davvero. E noi ragazzi passiamo subito alla prossima skin, che sicuramente conosceranno tutti, e si chiama Red Knight. Questa skin ragazzi, come sapete, è una delle prime skin che era uscita su Fortnite, infatti è uscita durante il primo capitolo, esattamente nella prima season a dicembre, il 15 dicembre del 2017.
Ragazzi, 2017, pensate un po', sono passati quasi 6 anni dall'uscita di questa skin. Quindi non so quanti anni avete e non so quando avete iniziato a giocare a Fortnite, ma se avete iniziato a giocare a Fortnite durante la prima season, pensate che da quel momento sono già passati 6 anni. È passato veramente tantissimo tempo, ragazzi, e non me ne sono neanche accorto, ma penso neanche voi. Questa skin, ragazzi, l'ultima volta è uscita a luglio del 2023, esattamente 8 giorni fa, quindi penso che se questa skin vi piace, molto probabilmente la maggior parte di voi l'ha comprata proprio una settimana fa. Se è così, allora scrivetela nei commenti e fatemi sapere che cosa ne pensate, come ve la sentite questa skin dopo averla utilizzata per una settimana. Io penso che questa skin è veramente molto molto bella, potrebbe diventare tranquillamente una mia main skin. E noi, ragazzi, passiamo alla prossima skin, che si chiama Wild Card. Questa skin, ragazzi, è uscita nel 2018, il 6 settembre. Questa skin la utilizzano veramente molto spesso in competitive, anche lo stesso Mongrel, ad esempio, l'avevo utilizzato per tantissimo tempo. L'ultima volta è uscita 36 giorni fa, ragazzi, a giugno del 2023, esattamente il 16 giugno. Penso che questa skin è talmente vecchia che la maggior parte di voi ce l'hanno, o almeno hanno una qualche variazione di questa skin, perché come sapete ci sono tantissime variazioni di questa skin, tra cui ad esempio, come sapete, Dark Wild Card, che è quello scuro con l'animazione viola. E sicuramente questa potrebbe essere una skin anche molto più interessante, perché tantissimi di voi so che vi piace da Supreme e quindi vanno sempre a cercare le robe viola. Ci sta. E noi, ragazzi, passiamo subito alla prossima skin, che si chiama Spider Knight. Questa skin, ragazzi, è molto famosa soprattutto perché, lo sapete perché? Lo sapete anche voi, ragazzi, perché questa skin è stata utilizzata per tantissimo tempo da Mongrel. Questa skin è uscita durante la 6ª season del primo capitolo, esattamente il 21 ottobre del 2018, e l'ultima volta era uscito nello shop 23 giorni fa. Ho visto tantissimi video in cui Mongrel utilizzava questa skin praticamente per circa 6 mesi o qualcosa del genere. Ha continuato ad usare semplicemente solo questa skin, quindi secondo me uno dei motivi principali per cui questa skin è diventata molto tryhard e che la utilizzano ancora adesso è perché Mongrel a quei tempi l'aveva utilizzato per tantissimo tempo e l'ha resa famosa solo per questo. So che tanti preferiscono invece la skin Arachne, che è praticamente lo stile femminile, cioè non lo stile di questa skin, ma semplicemente un'altra skin che fa parte di questo set. Scrivetemi nei commenti, ragazzi, che cosa preferite. Preferite Spider Knight oppure Arachne? E noi, ragazzi, passiamo subito alla prossima skin, che sicuramente conosceranno tutti, e si chiama John Wick. Questa skin, ragazzi, è uscita, come sapete, a maggio. Non lo sapete? Ve lo dico io. A maggio del 2019. E pensate un po', ragazzi, l'ultima volta che era uscita all'interno del negozio oggetti era a marzo, il 25 marzo esattamente del 2021. Provate a fare un veloce calcolo quanti giorni fa era uscita. Non ci riuscite? Ve lo dico io: 849 giorni fa. Tantissimo tempo, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Uscirà ancora nello shop oppure non uscirà mai più? Sono curioso di sapere che cosa ne pensate. Però diciamo che questa skin è veramente una skin molto tryhard. Se siete stati fortunati e l'avete comprata, veramente ve lo dico, ragazzi, siete molto molto fortunati, perché io sinceramente penso che questa skin non riuscirà mai più. Sicuramente riusciranno altri stili magari di John Wick, ma non questa. Quindi, ragazzi, se ce l'avete siete veramente molto molto fortunati e avete tantissimo culo. E noi, ragazzi, passiamo subito alla prossima skin, che si chiama Galaxy Scout. Questa skin è abbastanza recente, diciamo. Questa skin è abbastanza recente, ragazzi, in confronto alle skin di prima, ovviamente. Questa skin è uscita ad agosto del 2020 e l'ultima volta invece era uscita a giugno del 2023, esattamente 28 giorni fa. A me questa skin, ragazzi, non piace tantissimo, ve lo devo dire con tutta sincerità, ma una cosa è molto importante da dire: questa skin è veramente molto 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 popolare tra i giocatori su Fortnite. Tantissimi la usano come skin tryhard in competitive e quindi non potevo che metterla al secondo posto di questa classifica. Ma poi, ragazzi, vedrete che la prima skin in questa classifica sicuramente batte tutte tra queste.
E adesso, tra poco, scoprirete qual è questa skin. Mettete mi piace a questo video, ragazzi. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E se volete supportare questo canale, ragazzi, una cosa importantissima che potete fare è semplicemente, allora, attivare la campanella in modo da non perdere tutte le notifiche e non perdervi neanche un video sul mio canale. E poi, una cosa importantissima, ragazzi, che potete fare semplicemente, dovete mettere il mio codice creatore LastG, ve lo shop di Fortnite. Io ringrazio veramente tutti di cuore, tutti quelli che lo fanno. E adesso mettete in pausa questo video e scrivete nei commenti quale skin ci sarà al primo posto di questa classifica, ok? Io spero che l'avete già fatto. E al primo posto di questa top, ragazzi, ovviamente c'è la skin dei supereroi. Io sinceramente preferisco Polarity. Questa skin, ragazzi, dal momento che è uscita, penso che sia diventata la skin più tryhard in assoluto in questo gioco. L'ultima volta, ragazzi, è uscita 14 giorni fa, ma comunque è una skin che esce abbastanza spesso, quindi se la volete prendere è importante che teniate da parte 1800 V-Buck. Pensate che questa skin non costa neanche 2000 V-Buck, ma ne costa 1800, quindi ricordatevi di tenere sempre 1800 V-Buck sul vostro conto in modo da poterla comprare non appena esce. Invece la prima volta era uscita a settembre, esattamente 11 settembre del 2020. Questa skin, ragazzi, ormai ha praticamente 3 anni. È una skin veramente molto molto bella. Se non ce l'avete, ve la consiglio proprio al 100%, perché è una skin di cui non vi stancherete mai. Una volta che magari avete utilizzato, non so, il colore nero, grigio, giallo, rosso, un qualsiasi altro colore, se vi stancate di questo colore potete cambiare questo colore da una partita all'altra e praticamente giocare sempre con una skin nuova, perché comunque i colori sono tantissimi da scegliere. Questa è una delle skin più customizzabili del gioco, quindi veramente vale i suoi soldi. Se mi doveste chiedere quale skin comprare per non comprare poi neanche una skin su Fortnite, allora vi direi sicuramente la skin dei supereroi. Fidatevi, ragazzi. E per oggi, amici, invece è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Scrivete nei commenti quale skin vi piace di più di questa lista e noi ci vediamo come al solito nel prossimo video. Se volete che faccia uscire i video più spesso, dovete fare qualsiasi cosa, ragazzi, per far raggiungere questo video 500 mi piace. Mandate questo video, condividete questo video con tutti i vostri amici, mandatelo nei gruppi, mandatelo nei gruppi con i vostri genitori, mandatelo nei gruppi con i vostri professori su WhatsApp, qualsiasi cosa. È veramente molto importante per diffondere questo video e farmi venire la voglia di fare altri video per voi, perché, ragazzi, se non vedo un feedback da parte vostra, veramente mi passa tutta la voglia di fare un video per voi. E intanto ringrazio tutti quelli che hanno guardato questo video fino alla fine e alla prossima. Io mi chiamo Hiroji.